quella qualità? Sì. Ma guarda, a parte che se mancano taxi di Sede Rossi c'è poco da scegliere, lo deve fare per forza Bradley. O lui o Pjanic. O lui o Pjanic, no? No, più o meno. Secondo me è più Bradley. Ok. Secondo me è più Bradley di Pjanic, decisamente ha più la mentalità del regista. Ma ti dirò di più, quando la Roma prese Pjanic, quando prese Bradley, allora Bradley, io lo conosco dai tempi del Borussia Mönchengladbach, all'inizio lui faceva addirittura il trequartista, poi lo hanno abbassato, faceva il centrale in un centrocampo a quattro, perciò lui nasce giocando in mezzo, prima alto e poi basso. Uh-huh. E quando io l'ho commentato una partita al Chievo all'inizio, nel centrocampo a tre di Di Carlo lui faceva il vertice basso, lo faceva benissimo. Poi io non ho commentato più il Chievo, però dopo è rientrato Rigoni, si è messo a fare il titolare e lui è passato a fare la mezzala. Tant'è che in estate, io parlando con un allenatore molto famoso, di cui non faccio il nome, ma di quelli famosi, si parlava proprio dell'acquisto di Bradley, e diceva, sì, ma dove mette la Roma che c'è già De Rossi, ha preso Taxidis come riserva? E questo allenatore strafamoso mi diceva, guarda Maurizio, io ci ho giocato contro e contro di me giocava Rigoni davanti alla difesa e lui mezzala, e da mezzala lui è molto bravo. Però io l'avevo visto all'inizio, quando non giocava Rigoni, davanti alla difesa, ed è un ottimo regista. A me piace molto come regista. Chiaro, non è che stiamo parlando di Pirlo o di De Rossi o che ne so, in prospettiva di Verratti. Però quel ruolo lo può fare molto bene. Può essere un buon centrocampo Bradley, Florenzi, Pjanic, quindi dai, tutto sì, sommato ci molto può stare. A me piace molto. A me piace molto un centrocampo così. Poi vedremo anche come si comporterà contro il Granata. Beh, chiaro, poi sul campo è un altro discorso. Però. Sul campo è, però sulla carta è un centrocampo che ha corsa, che ha qualità, che ha forza fisica in Bradley e Florenzi. Anche come sono messi. Ecco, io vedo che, però qui sono dettagli, vedo che tendenzialmente quando giocano sia Pjanic che Florenzi, Zeman mette Florenzi centro-sinistra e Pjanic centro-destra. Sì. Boh, io li invertirei, però insomma, stiamo parlando dei dettagli. Però secondo me è un buon trio di centrocampo. Sarei stupito se non dovesse funzionare il centrocampo contro il Torino, perché a me questi tre insieme piacciono. Maurizio, domenica sarà finalmente la volta di Destro, riusciremo a vederlo titolare come attaccante centrale nel ruolo che predilige, visto anche le non perfette condizioni di Osvaldo? Credo di sì, anche perché se non gioca quando Osvaldo è acciaccato, questo quando gioca. E qui torniamo al discorso di Pjanic. Io non ho capito qual è il... Allora, a Roma sono due anni che si parla tanto di progetto. Tra l'altro credo che molto presto sarà utilizzato un altro termine, perché non è che questo termine progetto abbia portato benissimo. Porta sfiga, Insomma, da quando c'è il progetto, prima che si parlasse di progetto, la Roma sfiorava, quantomeno li sfiorava gli scudetti. Da quando si parla di progetto non ci si avvicina neanche lontanamente, ma a parte queste battute. Io credo che quando si costruisce una squadra, ma non è che lo credo solo io, credo che sia l'ABC. Allora, non diciamo progetto, ci sia un piano, ci sia una strategia. Io faccio fatica a capire quale strategia la Roma abbia seguito nell'acquisto di Destro. Lo abbiamo detto, no? Nella vostra trasmissione. C'è il paradosso che c'è la stessa squadra che è la Roma, sì, che è due centravanti, le prime punte più forti del calcio italiano. Perché... Sì. Balotelli non è esattamente una prima punta, è un giocatore atipico che è talmente bravo, può fare tutti i ruoli, ma non è il classico centravanti. Se parliamo di centravanti classici, in Italia ce ne sono tanti bravi, ma i più bravi credo che in questo momento ce l'ha la Roma. Penso di non essere smentito, sono i due della Roma. E contemporaneamente una difesa da Serie B? No, ma a parte la difesa da Serie B, ma a parte questo, che poi anche lì sarebbe da discutere, perché magari facendo qualche opportuno ritocco la difesa potrebbe anche essere migliore dell'attuale, se volete ne parliamo. Però c'è il paradosso che se giochi col tridente è ovvio che di centravanti ne gioca uno solo. Io quando ho visto la prima di campionato a destra alla destra ho detto no, ma per carità, è improponibile. E allora gioco destro Osvaldo, anche perché dei due forse quello che potrebbe adattarsi più sull'esterno è Osvaldo, al limite potrebbe adattarsi anche destro, ma a sinistra, non certo a destra, e a sinistra gioca quel ragazzino col 10, del 76, sì, che mi sembra che stia giocando discretamente. È vero, che si chiama Totti.
prima di salutarci, no, Maurizio, dicevi lo Osvaldo possono giocare solo centravanti, ne può giocare solo uno. La difesa, dici giustamente, si può fare anche qualcosina per migliorarla, cosa faresti però? Perché comunque sugli esterni sei limitato dal fatto che Piris e Balzaretti, faccio una foto, non si scappa. Fatta la foto. Eccoci. Ci siamo. Forte Radio di Roma. No, mi chiedono con chi stavo parlando, ho detto che Forte Radio di Roma. Grande, grandissimo. Molto bene. Grazie, Maurizio. Ho fatto per strada per la foto, e tu chi stai parlando, Sport 24, con la più forte radio di Roma. Grandissimo. No dai Maurizio, prima di salutarci però ti chiedevo anche la tua sulla difesa. Dici, si può aggiustare con qualche cambiamento, cosa faresti? Allora, ragazzi, allora i problemi lì secondo me sono questi. Innanzitutto capire cosa cavolo è accaduto a Balzaretti. Perché non è più un lui. Che mi piace moltissimo, tra l'altro è anche un ragazzo in gamba, professionista vero, un ragazzo intelligente, cioè ha tutto per rendere al meglio nella Roma e che è fisicamente riconoscibile. Io vorrei sapere cosa cavolo è successo a Balzaretti, cosa cavolo è accaduto con la preparazione. Perché non esiste che Balzaretti sia in queste condizioni, non è solo un problema di Roma, perché anche in nazionale Balzaretti era riconoscibile. Balzaretti è uno che ha tutto per essere uno dei migliori terzini a sinistra del nostro campionato. Per quanto riguarda gli altri, allora, Castan, che è stato messo fuori nel derby, è stato fin qui il miglior difensore della Roma. Sì. Ed è stato sicuramente un acquisto azzeccato. Marquinhos, secondo me, è un grande colpo di mercato di Sabatini, perché ha le potenzialità per diventare veramente un grandissimo difensore. E poi c'è Burdisso. Burdisso che, peraltro, è anche uno molto duttile così. Se Piris in questo momento è in totale confusione, no, certo. Mi mettesse uno tra Burdisso e Marquinhos a destra, cioè, del resto Burdisso il terzino l'ha fatto per il nazionale a un mondiale, sì. Non sarà proprio il prototipo del terzino destro che predilige Zeman, non ha certo le caratteristiche di Cafu, se vogliamo neanche quelle di Piris, quantomeno è molto più affidabile in copertura di Piris. Insomma, io credo che una difesa con Burdisso a destra, Marquinhos e Castan centrali, un Balzaretti finalmente rivitalizzato, perché non c'è motivo che Balzaretti sia in queste condizioni, io credo che sia una buonissima difesa. È vero. Allora, caro Maurizio, noi ti ringraziamo per il collegamento di oggi, ti diamo appuntamento sempre qui su Radio Yes nelle prossime puntate nella Città nel Pallone, augurandoti un buon pomeriggio. A presto, ciao a tutti. Ciao Maurizio.